Marco, domenica si torna in campo alle 17 a Cantù dopo 10 giorni piuttosto complicati. Forse in questo momento la difficoltà più grande non è tanto affrontare il prossimo avversario quanto ristabilire un po' di serenità all'interno dello spogliatoio. Sì, innanzitutto siamo contenti di poter tornare a giocare. Abbiamo passato 10 giorni non usuali, nel senso che siamo stati un po' in casa, un po' abbiamo fatto allenamenti individuali da martedì fino a giovedì, e da oggi finalmente abbiamo ripreso con la squadra ad allenarci, diciamo, a pieno regime, come è normale che sia. Domenica affronterete Pallacanestro Cantù, che è retrocessa, lo sappiamo, quest'estate dalla Serie A, formazione che tu già hai affrontato in passato, visti i tuoi trascorsi nella massima divisione, e hai affrontato proprio la formazione che era già all'epoca allenata da Marco Sodini. Quali le principali insidie del prossimo match? Parlare di quello che è stato gli anni scorsi mi sembra inutile in questo momento. Sappiamo che Cantù ha costruito una squadra forte per provare a vincere il campionato, una squadra molto lunga, una squadra molto esperta e forte tecnicamente e con talento. Hanno perso la prima partita domenica della stagione, quindi fa capire la difficoltà che sarà, a cui andremo incontro domenica prossima. Come ogni partita del campionato è una partita difficile, giocata fuori casa a maggior ragione, e contro una squadra che ha messo subito in chiaro gli obiettivi. Dal canto nostro sappiamo che noi siamo qui per giocarcela, come ho detto sempre nelle passate interviste, e sappiamo che per vincere bisogna battere le squadre migliori del campionato, e noi vogliamo provare a fare questo. Si affronteranno due dei migliori roster della Serie 2, possiamo parlare di scontro diretto? Ma sì, già dopo penso 8 giornate del campionato possiamo già stabilire, tra virgolette, quelli che saranno le principali favorite, e mi sento di dire che noi e Cantù possiamo esserlo, senza nasconderci dietro un dito. Quindi a novembre non si vince niente, però già sarà un buon test per capire dove siamo e dove vogliamo arrivare.